Ricordiamo a tutti i tifosi che è possibile consumare alcolici solo nelle apposite aree. Grazie. Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo stasera? Ottime direi. Temperatura gradevole, niente nuvole, solo una leggera brezza che anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in massa. Lo spettacolo che offrono le due curve è a dir poco eccezionale. Il loro supporto alla vecchia signora del calcio italiano non viene mai meno. Club di prestigio uno di fronte all'altro. Quando un amichevole diventa spettacolo. Speriamo che la partita non deluda le attese. È vero che si tratta soltanto di un amichevole, ma la qualità in campo è talmente alta che lo spettacolo non potrà davvero mancare. E poi c'è anche la competitività all'interno delle rose stesse. Questa è un'occasione d'oro. Chi di solito gioca di meno non può lasciarsela scappare. L'arbitro ha già dato il via alle danze. Luca, secondo te quale sarà il giocatore che potrebbe decidere questa partita? Secondo me Depay. Ha tutto, Fabio. Velocità, potenza, tecnica e anche un gran tiro. Tra l'altro gli piace puntare l'uomo. Può giocare al centro o partire largo a sinistra per poi accentrarsi sfruttando l'ottimo piede destro. Può diventare un vero incubo per la difesa avversaria. Buon giocatore, non c'è dubbio. Tiro davvero da dimenticare. È stato bravo a controllare la palla, ma forse ha avuto troppa fretta di tirare. Un'occasione comunque sprecata. Si allunga e trova la palla. La mette in avanti. C'è spazio, occhio! Manda il difensore. Il Barcellona al calcio di punizione. Depay! Retropassaggio corto. Beh, non aveva scelta in questa occasione. Si spinge avanti, vediamo cosa inventa. Scodella in avanti. Può andare. Può concludere. E c'è il gol del Barcellona. Hanno forzato gli avversari all'errore e li hanno trafitti quando non erano preparati. Grande rapidità di esecuzione. Per il Barcellona. Ha segnato al 26esimo minuto numero 14 Felipe Coutinho.
punteggio di 1-0 a referto. Sono passati in vantaggio. Vediamo se e come cambierà il loro approccio alla partita. Locatelli. Ecco Morata. Dybala. C'è spazio per calciare. Attenzione, può partire! E passa! Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Ci sarà un minuto di recupero. Ecco Cuadrado. Morata, opportunità. C'è retropassaggio. Arbitro che fischia la fine della prima frazione di gioco. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Hanno giocato complessivamente bene, ma sono mancati in fase realizzativa. Sono sicuro che nel secondo tempo faranno di tutto per recuperare. Si parte per la seconda frazione di gioco. La Juventus ha ancora un tempo davanti, nulla è perduto, ma deve assolutamente affrontare questo secondo tempo con un approccio completamente diverso e prendere in mano la partita fin dal primo minuto della ripresa. Si libera la grande. Dybala! Ottimo intervento! Fa valere il suo fisico e recupera un pallone prezioso. Locatelli sul pallone. Cuadrado. Dybala. Ecco Morata. Dybala con occasione. Bella parata di Ter Stegen. Bel tiro ma sul portiere. Certo, ha centrato lo specchio della porta, ma è una magra consolazione. L'affluenza di quest'oggi è di 44.804 spettatori. Schiaccia il piede sull'acceleratore. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Errore qui, pallone sprecato. La Juventus ha fatto bene in questa occasione. Deve continuare così. Non hanno altra scelta. Devono buttarsi in avanti. Infatti. Pallone interessante, in verticale. C'è spazio da sfruttare in verticale. Si libera con classe. Meritano gli applausi del pubblico per la loro fame di gol. Vogliono mettere il risultato al sicuro e non lasciare niente al caso. Se ne va. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. E passa. Vince il duello fisico e fa sul pallone. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Ultimi controlli a bordo campo, passaggio di consegne tra chi sale in cattedra e chi va sotto la doccia. Era chiaramente in debito d'ossigeno, non poteva più continuare così. Sergio Roberto. Bentancur. L'arbitro dichiara che è arrivato l'epilogo del match. Non ha giocato male la difesa, davanti però poco e niente, poco cinici gli attaccanti e alla fine ne è uscito un risultato negativo. Hanno avuto più di un tempo per raddrizzare la partita, ma non hanno saputo approfittarne.
L'allenatore avrà molto su cui lavorare in settimana.